ragazzi, oggi è venerdì e io voglio iniziare subito un nuovo lavoro e sono andata a comprare il tessuto che vi faccio vedere subito. E voglio fare una giacca, però uno smanicato, una giacca smanicata perché non so perché, cioè in realtà volevo fare una giacca, ma poi ho detto che la giacca la voglio con le maniche e la voglio di un determinato colore. Invece, siccome qua farò tre pezzi, perché farò il capellino e voglio provare a fare la bucket hat finalmente, quindi farò il capellino ad abbinare alla giacca, la giacca e gli short da mettere sotto. Quindi avrò un completo. Voglio provare a creare questo completo. Mi sono fatta uno schizzo per avere più o meno le idee di quello che volevo realizzare. Ve lo faccio vedere, ovviamente. E niente, non mi soffermo su troppe chiacchiere, andiamo subito a crearlo, anche perché domani e dopodomani è molto probabile che andiamo via, quindi non riuscirò assolutamente a finire questo progetto questa settimana, quindi sicuramente andremo la settimana prossima. Perciò niente ragazzi, intanto iniziamo a fare qualcosa. Vi faccio vedere il tessuto, questo qua. Ecco qua ragazzi, questo è il tessuto che ho preso oggi. È molto grosso, abbastanza grosso, spero solo che la mia forbice lo tagli bene, perché è talmente spesso che ho paura che dovrò andare a comprare anche la forbice. E niente, quindi con questo tessuto faremo il capellino, la giacca e il pantalone, quindi sarà una collezione già autunno-inverno. Voglio già crearmi delle cose per l'autunno-inverno. Comunque, partiamo! Allora, cari miei, questa sarà la fodera interna della mia giacca. Mi sembra che come colore ci va molto bene, ma fatemelo sapere voi. E per quanto riguarda il cartamodello che userò per questa giacca, ho già un cartamodello della giacca rosa che avevo fatto in precedenza, ovviamente sistemato con le mie misure, quindi penso che più o meno andrò a copiare lo stesso modello con leggermente qualche modifica. Sinceramente non mi ricordo dove ho scaricato questo cartamodello o da dove l'ho creato, da cosa mi sono ispirata, perché mi pare di averlo visto online e di aver copiato online, solo fatto con le mie misure. Se mi viene in mente vi lascio il link, altrimenti mi dispiace, ma comunque in internet ne trovate tantissime, anche su Pinterest, di cartamodelli già pronti. Più o meno ho tagliato tutti i pezzi che mi servivano. E adesso mi fermo, vado a farmi una ceretta e poi vediamo, perché devo capire se partiamo domani oppure no. Ho il dito storto, per chi non lo sa e perché me lo sono slogato sciando, tipo rotto. Guardate che roba, non si rimetterà mai a posto. Guardate che bella sauna, ragazzi! Quella sono io, ciao! E questa è la vista dalla sauna. Guardate che meraviglia! Siamo a Passo Sella. Stupendo! È un hotel meraviglioso, come sempre, Freak non mi delude mai. Qui ci sono tipo i letti. Guardate che bello! E mi metto la mascherina, ma mi sa che questa la possiamo anche togliere. E poi qui c'è la doccia e là c'è la piscina.
la piscina interna, bellissima, con l'idromassaggio dentro. E poi adesso andiamo e vi faccio vedere la sauna com'è. Ah! E qua entriamo nella sauna sperando sempre di non... Ah no, c'è una persona, quindi vi faccio vedere veloce. Questa è la parte della sauna. La sauna deve essere lì. Lì, infatti vedete delle ciabatte. E non si può filmare perché la gente in sauna qua in Trentino è tutta nuda e questa è la vista. Che è bello. Lo raccomando. Andiamo a fare un po' di relax. Anche noi. Ho l'imbarazzo della scelta, non so dove sedermi, c'è anche sto divano, mi servirebbe un divano a casa. E non so se mettermi su quei lettini oppure qua. Penso che mi metterò qua per vedere, cioè per avere la vista più che altro, perché lì sarebbe comodissimo, però non vedi. E invece io mi metterò qui così e mi guarderò la mia bella vista. Pace, anima tua. Adoro sti posti, ragazzi, adoro. C'hanno anche la luce sul tetto. C'è sul tetto, sul soffitto. Guardate che bello, la luce rosa. Va bene, ragazzi, ci vediamo più tardi, perché adesso mi rilasso un po'. Ho preso gli occhiali, ma penso che non ne avrò bisogno qua. Cheese. Buongiorno ragazzi, oggi è domenica. Federico mi vuole fare una salita molto bella. Mi vuole fare il giro del passo lungo, si chiama, sì. E vi faccio vedere che salita mi vuole far fare, nonostante ci siano le cabinovie. Allora ragazzi, non so se vedete, partiamo da qua giù per andare lassù. E ci sono le cabinovie comodissime che ti portano direttamente su. Invece no, Federico vuole che noi facciamo tutto a piedi fino lassù. È un giro di 5 ore, 5 ore e mezza, 6 quasi. Cioè, pensate un po'. Già ho paura. Comunque ci siamo dovuti svegliare prestissimo. Niente, si parte, forza e coraggio. Comunque siamo a Passo Sela, abbiamo passato la notte nell'hotel Passo Sela. Ancora che sta arrivando, mi sta venendo male solo pensarci quanto dovrò fare di salita. Non mi sento neanche tanto in forma perché sono stata troppo ferma con il coronavirus. Cioè, guardate che comodo, tac, vieni, prendi, vai su. Invece no, noi andiamo a piedi, va bene. Solo all'inizio, madonna, manca ancora un sacco, manca ancora tantissimo. Non so se vedete, ma lì sul sasso c'è una marmotta. La state vedendo? Questo è il regno delle marmotte. Mi vorrei portare una a casa se riesco a pigliarla. L'albergo sta diventando più piccolo e più piccolo. Però guardate che vista. Merita tutto lo sforzo. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati. Guardate la strada che abbiamo fatto. Lì è il nostro hotel. Guardate
il nevaio. Guardate l'altezza della neve, cioè sarà alta secondo me 3-4 metri. Dobbiamo andare là, ma c'è troppa gente, quindi si va avanti. Guardate i cervi. Oggi è martedì, sono a un buon punto, ieri non ho filmato niente perché sono stata tutto il giorno a fare la giacca, adesso vi faccio vedere a che punto sono e mi mancano poche cose. Eccola qua, come potete vedere mi manca sistemare le maniche, cioè le maniche, il giro manica, ormai la fodera è fatta, mettere i bottoni, mi sono già fatta i segni. E poi finire il fondo. E basta. La mia giacchina dovrebbe essere pronta. E poi devo fare la bucket hat. Quindi niente. Intanto vado a farmi un bel pancake. C'è una donna incinta. Voglio provare a fare i fluffy pancakes. Mi servono così buoni. Ragazzi, ho provato a fare i pancake, quelli alti. Diciamo che in padella vengono alti, ma appena li togli si afflosciano tutti. Tranne questo che è stato il primo che ho fatto, infatti è rimasto bello altino ancora. E adesso facciamo colazione. Allora, so che è un po' abbondante, ma perché è sia colazione che pranzo. Avete capito? Perché sono tipo le mezzogiorno. Ragazzi, sono appena arrivata nel posto dove vorrei filmare, solo che guardate che tempaccio, sta arrivando la pioggia, spero di farcela, spero di essere in tempo e che ci sia poca gente perché odio quando mi guardano. Allora, questo posto me l'ha fatto conoscere la mia amica Stella che abita qua vicino. E mi ha fatto vedere questo posto. Allora io ci vengo sempre per fare le foto perché è stupendo. Stupendo. Dopo ve lo faccio vedere. Ho delle scale con i jeans stretti. Porca. Io ho fatto tutta sta strada, cioè rischiando la pioggia, ma mi dicono che è chiuso. Ma vabbè, io ora mi incazzo. Tuna, è chiusa solo questa parte, ma tanto non mi interessava, quello che mi interessa è questa. Che dite? Che dite? Bello, eh? Adesso andiamo di là da qualche parte, troviamo un posticino. Comunque sono contenta perché non c'è nessuno ed è meglio così, c'è poca gente. Nel bel mezzo del mio shooting si è messa a piovere, che bello, guardate che bel tempo del cavolo, grazie mille, non c'è neanche un riparo. Meno male che ho sto cappellino delizioso. Adesso devo cercare un posto dove appartarmi, cioè in mezzo ai boschi, per non prendere troppa pioggia, se no mi si scioglie il trucco. Comunque basta per oggi, torno a casa perché anche il tempo è contro di me. A parte che ci ho avuto 2 giorni per poter filmare e fare tutto, ma ovviamente ho preferito filmare nel giorno peggiore della settimana, perché poi del resto tutta la settimana sarà sole, solo oggi sta piovendo, ma va bene così, adesso corriamo a casa e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video, grazie mille, ciao ciao!